il movimento femminista verso la metà del secolo passato ha rivoluzionato il modo di vedere i rapporti sociali e naturalmente non ha mancato di influire anche sulla riflessione applicata al passato, ai fenomeni della letteratura e della cultura. Soprattutto in America si è sviluppato un filone di studi che è definito dall'etichetta Gender Studies, studi dedicati alla, come dire, alla posizione della donna nella società in rapporto alla controparte maschile. E questo ci ha permesso di fare molte riflessioni sul patrimonio letterario greco. Tanto per cominciare, è un dato di fatto che la letteratura greca, come le altre letterature successive, è una letteratura scritta da uomini, da maschi, i quali parlano moltissimo delle donne, in bene, in male, adorandole o disprezzandole, ma parlano dalla loro prospettiva. Esiodo è uno dei primi quando descrive la prima donna, Pandora, che nasce per portare il malanno ai poveri mortali che prima vivevano felici. C'è sicuramente un filone misogino nella letteratura greca arcaica, ma io direi che non è maggioritario. La Grecia ci mostra anche, invece, l'attività di alcune poetesse che operano e agiscono al pari dei maschi, e Saffo è la più fulgida dimostrazione di questa realtà. Sicuramente Saffo esprime sul mondo femminile uno sguardo dall'interno. È una donna che vede il mondo con occhi femminili e quindi applica un sistema di valori che è sostanzialmente diverso da quello di altri poeti di sesso maschile che hanno invece interpretato la donna come oggetto di una loro operazione letteraria. La donna nel mondo greco arcaico è tuttavia molto spesso una donna che dà l'impressione di essere tutt'altro che sottomessa, tutt'altro che inquadrata in uno stato di soggezione psicologica e sociale. Sicuramente quella greca è una cultura patriarcale, non ci sono dubbi. Una cultura in cui quindi il potere all'interno della famiglia e della polis è affidato ai maschi. Tuttavia il mito e la letteratura greca parla anche di altre donne, parla di donne come Circe o Calipso, che naturalmente sono sì donne, ma anche dei, e questo fa la differenza. Le dee sono libere, potenti, dominatrici, soprattutto padrone di loro stesse. Le donne nella società rischiano di fare la fine di Penelope, che è autorevole, che è libera, che è aristocratica, ma in fin dei conti non può decidere autonomamente del proprio destino. I pretendenti la costringono a stare nella casa. Cercano di indurla a sposare uno di loro. Lei a sua volta si sente vincolata dalla fedeltà al marito, Odisseo, il quale a sua volta non è per niente fedele alla sposa. Insomma, uno dei problemi che ci si pone ormai è quello dell'uso della letteratura come strumento di interpretazione o anche di gestione del potere da parte della comunità maschile su quella femminile.
Intendo dire che il sistema di valori, il sistema di comportamenti e così via che vengono prestati alle donne nei poemi omerici e nella letteratura arcaica e non, nascono da una prospettiva maschile, tendono comunque a poco a inquadrare la donna nell'ambito della famiglia, dell'oikos, della casa, come generatrice di figli. Questo non significa che tutto ciò fosse, per sempre in ogni luogo della Grecia, a sfavore delle donne. Le donne spartane avevano ampi margini, per esempio, di autonomia, vivevano in gruppo tra di loro, avevano anche una certa libertà sessuale, coltivavano legami prematrimoniali e così via. Sta di fatto però che la voce delle donne, in quanto autrici di poesia e di letteratura, nella civiltà greca è limitata a Saffo e però ad alcune altre poetesse come Rinna in epoca successiva ed altre di cui possediamo i nomi.